Ciao ragazzi, oggi parliamo di 64th Street, an Investigation Story, un gioco abbastanza particolare, un gioco picchiaduro scorrimento come ne abbiamo già visti tanti, diciamo, su questo canale. Questa volta però è un titolo di Jaleco, o Jaleco, adesso penso che si dica Jaleco, del 1991, che strizza un po' l'occhio, diciamo così, a Final Fight, che chiaramente è uscito 2 anni prima. Questo gioco dico che si zappa l'occhio perché il personaggio principale è Tom Selleck. No, beh, si chiama Rick, però ricordo vagamente Tom Selleck con questi baffoni. È, come dire, più potente e più lento, mentre l'altro personaggio che potete usare, Allen, è più veloce ma un pochino più leggerino. Ecco, questo qua, come dicevo, è un gioco che ricorda un pochino Final Fight per l'impostazione, così a primo occhio me l'ha ricordato subito. Però ecco, non mi viene a dire che è all'altezza di Final Fight, nonostante sia uscito 2 anni dopo, perché vabbè, tutto Final Fight è Final Fight, e questo secondo me invece è un titolo che ha qualche limite. Partiamo innanzitutto da dire quali sono le cose positive. La cosa più bella di questo gioco, a parte la grafica che tutto sommato è anche abbastanza pulita, i colori sono molto accesi come vedete, però c'è anche molto grigio sullo schermo nel background, e quindi hanno compensato un po' con questi colori accesi per, come dire, dare un po' di tonalità. La cosa bella però è quella di distruggere tutto il background lanciandovi contro i nemici, e questo è un gioco, una cosa che secondo me si è vista pochissimo, forse mai, e quindi la cosa più divertente del gioco secondo me è veramente questa. Non so se sia una cosa positiva o una cosa negativa, però poter lanciare nemici contro qualsiasi, ma veramente qualsiasi struttura che sia in background per distruggerla, a volte anche con due stadi di distruzione, diciamo così. Secondo me è una cosa veramente divertente. A parte questo, il gioco è abbastanza semplice, nel senso ci sono pochi power-up da raccogliere, nel senso poche armi, avete giusto la mazza ferrata, se no come si chiama quella spranga, e la chiave inglese che è più veloce ovviamente. Vabbè, insomma, c'è un nemico che ricorda parecchio Balrog, secondo me, di Street Fighter 2, non lo ricordo tantissimo. I nemici sono anche abbastanza vari, tutto sommato, perché chiaramente più avanti cambiano un po' di tonalità, come palette grafiche, però sono abbastanza vari. Sono molto strani, ecco, c'è da dire che appunto i nemici, soprattutto anche i boss, sono stranissimi. Vedrete boss di tutti i tipi, dal pirata che gira e rotte a due wrestler inguardabili travestiti col tutù. Quindi sì, ecco, è un po' un gioco un po' particolare. Si è voluto dare un pochino di umorismo, diciamo così, forse anche per contraddistinguersi da quello che c'è in giro. Considerate anche che il gioco ha fatto molta fatica, fresco sconosciuto, diciamo così, perché quell'anno sono usciti giochi del calibro di Street Fighter 2 e di Alien vs Predator, per esempio, giusto per citarne un paio. Quindi capite che un gioco come questo, che tutto sommato è discreto, ha avuto una vita difficile. Ripeto, il gioco è abbastanza divertente da giocare, è un po' lungo e un po' noioso, nel senso, quindi è bello da provare. Alla lunga forse può stancare, anche perché la musica è discreta, quella del boss invece ti tira un po' matto, un po' ripetitiva. Quindi se devo dare un voto gli darei un 6,5, perché ripeto, il gioco è divertente, va provato, però ecco, alla lunga può stufare, a parte il discorso di distruzione background. Non ha tante cose, come dicevo, i personaggi sono un pochino diversi tra di loro, ovviamente anche la super mossa, che è quella che ti salva, diciamo così, togli la castagna dal fuoco, che toglie un po' di energia se colpite i nemici. E poi c'è anche una mossa speciale, che viene fatta, tra l'altro anche abbastanza difficile da fare, quindi avanti, avanti pugno. Uno dà tipo una spallata, cioè il ragazzo, mentre invece Rick ha questo colpo col pugno che insomma è abbastanza efficace ed è molto molto potente. E niente, i schemi sono così: lui cerca di capire dove è la figlia, dove sta sta ragazza, dal prossimo volta andare di qui e parte un altro scenario. Vedete che comunque c'è molto grigio. Insomma, sì, carino, va provato, ecco. Non abbiate grandissime aspettative, però se non lo conoscete comunque, ripeto, è un gioco che vale la pena almeno una volta. Io probabilmente non ci giocherò dopo oggi, tra l'altro l'ho finito, ma ci ho messo anche una bella oretta, perché non è molto corto, e poi ripetitivo, è un classico gioco che per arrivare poi al finale poi ti ripresenti i boss che tu hai già fatto, e mi sta sulle palle sta cosa, perché se l'ho già sconfitto, l'ho già sconfitto. Non esiste che io dopo 2 minuti, mezz'ora, quello che è, me lo trovo ancora davanti, bello, pronto come prima. Quindi
Quindi vabbè, è un po' un modo un po' cheap di recuperare, di presentare i nemici, secondo me, recuperare e riporre altri davanti, ma vabbè. Comunque, ovviamente, guarda, lui ha stile, dai, con questi pantaloni e la cravatta gialla, secondo me è figo, dai, è molto particolare. Quindi, dai, provate a dargli una chance, fatemi sapere se lo conoscete. Credito, gli do credito perché non è semplice, quindi chapeau. Se non l'avete conosciuto, non lo conoscete ancora e l'avete provato, fatemi sapere cosa ne pensate. È tutto e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!